fermare lo sviluppo delle metastasi ossee nel tumore del seno grazie a un anticorpo monoclonale. È il risultato raggiunto da un innovativo studio internazionale multicentrico, appena pubblicato sulla rivista scientifica Oncogene, condotto da Francesco Pantano, dell'Unità di Oncologia Medica del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, in collaborazione con l'Inserm di Lione, grazie al lavoro dei gruppi di ricerca dell'Institut Curie di Parigi e dell'Università di Amburgo. La nostra ricerca ci ha consentito l'identificazione di un bersaglio molecolare, una proteina chiamata integrina alfa-5, che abbiamo dimostrato essere coinvolta nei fenomeni di metastatizzazione a carico dell'osso da parte dei tumori mammari sin dalle primissime fasi dello sviluppo tumorale. Questa proteina si è rivelata poter essere anche un bersaglio terapeutico in quanto efficacemente colpito da un anticorpo monoclonale chiamato volociximab, che ha lo scopo proprio di inibire la funzione biologica di questa integrina e ridurre la sua capacità di propensione alla metastatizzazione ossea. Ma come agisce un po' più nello specifico questa terapia? L'integrina alfa-5 espressa sulla cellula tumorale funziona come un gancio che va a allegarsi nei processi di metastatizzazione a questa ampia distribuzione di fibronectina a carico del tessuto osseo. L'anticorpo, inibendo questo legame, blocca notevolmente l'interazione fra cellula tumorale e microambiente osseo, riducendo nel finale la disseminazione di cellule tumorali a carico di quello che viene chiamata la nicchia ossea. Nel 2020 il tumore al seno ha colpito in Italia quasi 55.000 persone. Sebbene la mortalità per questo tipo di neoplasia sia in costante calo dello 0,8% ogni anno e la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi abbia raggiunto l'87%, secondo i dati IOM si stimano ancora nel 2020 circa 12.300 decessi per questa malattia. La scoperta apre quindi la strada a una prospettiva terapeutica nuova, che colpisce un aspetto del processo di metastatizzazione fino ad oggi mai esplorato, dei notevoli benefici non solo terapeutici. Il punto di forza di questa strategia terapeutica, che ovviamente necessiterà di ulteriori validazioni in termini di studi clinici, è quello che l'inibizione di questo meccanismo biologico è in grado non solo di limitare gli effetti negativi in termini di riduzione della qualità di vita dovuta all'aumento delle metastasi ossee nei pazienti con malattia oncologica avanzata, ma potrebbe avere un ruolo determinante anche nel ridurre i primi processi, che sono quelli di disseminazione iniziale, quindi permettendo una riduzione eventualmente del rischio di ripresa di malattia a seguito degli interventi terapeutici.